direttore del MAN, Paolo Giulierini, che è in diretta con noi via Skype. Eccoci qui, mi pare da Firenze, direttore. Buonasera. Sì. Allora, abbiamo ascoltato insieme la copertina. Da un lato, grande bellezza, da fare invidia al mondo, possiamo dire, ma insomma la copertina è stata molto eloquente, perché tratteggia anche ciò che non va, di cui si lamentano i cittadini da sempre. Le istituzioni stentano a dare anche delle risposte concrete per diversi temi, dalla microcriminalità alla presenza incessante ormai di clochard in ogni angolo di strada, fino ad arrivare all'assenza dei trasporti e dunque anche un po' alla l'accoglienza del turismo per come dovrebbe essere svolta. Ma io credo che il turismo vada governato. Le faccio un esempio: il nostro museo è un museo che in prospettiva, il MAN, può raggiungere circa 1 milione di visitatori l'anno. Ecco, noi lo stiamo producendo questo numero con gradualità, cioè è molto importante non inseguire per forza numeri enormi, ma attrezzare musei e ovviamente città a governare questi numeri che sono auspicabilmente in crescita, ma che devono essere accompagnati naturalmente da servizi sia all'interno dei musei sia all'interno della città. Altrimenti il rischio è che il turismo si trasformi presto in un boomerang. Direttore, il suo è un appello alle istituzioni in questo momento, lo possiamo interpretare in questo modo? Direi, io con le istituzioni lavoro tutti i giorni, insomma siamo impegnati con il sindaco. Bene, è bene sempre sollecitarle però da questo punto di vista. Sì, è un appello, ma diciamo dove ci mettiamo per primi anche noi, perché non è più il tempo di dire colpa di questo, colpa di quello, la colpa è di tutti, insomma, se non riusciamo a far fronte comune. Non dobbiamo farci prendere dalla sirena dei numeri. Ecco, direttore, resterei sui numeri e intanto mi complimenterei con lei a nome di tutta la redazione per la nomina, insomma l'elezione, possiamo dire, a museo più importante d'Europa, il MAN. Come si fa ad ottenere certi risultati nonostante le difficoltà che albergano proprio nel quartiere dove sorge il MAN? Non ultimo, lo dicevamo anche prima, la presenza di clochard nella Galleria Principe, che è un tesoro peraltro della nostra città. Beh, noi abbiamo sempre riflettuto sul fatto che l'idea della Torre di Avorio non ci interessava. Sarebbe stato molto semplice chiuderci all'interno del palazzo, fare grandi mostre. Quindi da una parte abbiamo lavorato per riaprire tutto il museo. Segnalo che il prossimo dalla metà di febbraio la statuaria campana è l'ultimo pezzo di museo che riapre e quindi avrà i livelli degli anni 30 del Novecento, più che raddoppiato. E poi soprattutto, diciamo, è un museo che mira alla bellezza fisica delle opere, però mira soprattutto ai problemi del quartiere, quindi è molto presente a sostegno delle piccole realtà come Extraman, i 40 siti di cooperative e di associazioni di giovani che gestiscono le chiese, i beni culturali del quartiere o anche i negozi amici del museo. Ecco. Questa è una vera svolta che parte da Napoli, se ne parla peraltro dovunque, insomma ci sono questi ragazzi volontari che peraltro sono bravissimi, io ho avuto poi esperienza diretta girando un po' per le strade della città. Concludiamo, se lei è d'accordo, con qualche anticipazione rispetto alla prossima mostra, quella su Alessandro Magno. Sappiamo che esiste una collaborazione anche con il Museo di Atene, dove ci sono ricercatori, studiosi bravissimi di eccellenza internazionale che comunque hanno dato una grossa mano per celebrare il Macedone e tutto quanto ci sarà all'interno del museo in quei giorni. Sì, allora dunque, intanto in questi giorni abbiamo la grande mostra dei Bizantini che durerà fino al 21 di marzo, poi un'anticipazione molto importante, prima di Pasqua una grande mostra Picasso il MAN e infine il 28 di maggio Alessandro Magno e la conquista dell'Oriente. Sono tre mostre spettacolari che porteranno la città a un livello veramente internazionale. Bene, non è poca roba, noi ringraziamo e facciamo i complimenti ancora una volta a Paolo Giulierini, direttore del MAN di Napoli, per essere stato in nostra compagnia. Speriamo di risentirci anche con nuovi risultati che riguardino Napoli e soprattutto quella parte del centro storico che è così importante per noi anche dal punto di vista dell'economia. Grazie ancora, direttore. Grazie.